I ran away from heartbreak. Got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover. Nobody understood where I've been. I guess I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I for me, we were just friends. But we started building trust, and my fragile heart started to mend. Yeah. Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Inizio questo video e dopo poi vi faccio vedere. Sono stata alla Coop perché ho visto che c'erano tantissime offerte, quelle lì, quelle offerte grandi marche, quindi del 30, del 40, del 50, e ho fatto una piccola scorta di pasta perché nell'ultima spesa non ne avevo comprata moltissima al Lidl e ho preso appunto, c'era questa in offerta, ho preso questa. Preferisco magari la Rummo o altre marche, però va benissimo anche questa. E ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchi di pasta. Come vedete, le mezze maniche, le pipe rigate, le pennette e i fusilli. Poi c'erano in offerta tutte le brioche della Mulino Bianco al 50, se non mi sbaglio, quindi veramente super offerta. Ho preso le fette biscottate 60 centesimi, mi pare 1 euro, i cornetti all'albicocca. Poi ho preso due pacchi di farina, quella per la pizza che uso per la pizza a Manitoba e la Zero. Ragazzi, mi sembrava di essere tornata di nuovo a qualche mese fa, perché c'era lo scaffale della farina completamente vuoto. Infatti volevo prendere la mia preferita della Coop integrale, ma lo scaffale era completamente vuoto, c'erano solo questi due pacchi di farina. Poi ho preso 1 euro maionese Calvé, era ad 1 euro e quindi l'ho presa da tenere in dispensa. Poi ho preso l'olio c'era questo qua in offerta, 2,99 della Costa d'Oro, olio extravergine d'oliva, qualità selezionata. Poi ho preso 3 euro e qualcosa il Pril, questo qua 38 lavaggi, che il mio l'avevo quasi finito. E poi il mio amato Napisan, ma penso che in settimana andrò di nuovo a prenderne un altro di scorta, perché l'ho pagato 1,26 euro, una roba del genere, perché era, se non mi sbaglio, al 40. Comunque era una super offerta, e questo qua è il mio prodotto preferito della vita, limone e menta, lo amo veramente. Dimenticavo poi due pacchi di sale, questo qua che utilizzo per la pasta, questo qua invece quello fino. Devo dire che è stato un mini svuoto alla spesa delle cose proprio basilari, cioè olio, sale, farina e la pasta. Intanto è passata qualche oretta, io sto per fare pranzo. Ieri sera ho fatto la pizza, è venuta buonissima, è avanzata un bel po' di pizza, quindi me la vado a scaldare in forno, così me la mangio adesso per pranzo, tanto sono da sola e quindi mi mangerò questa. Eccomi, prima o poi mi dovevo far vedere, non vi spaventate per la mia bellissima faccia, ma oggi non ho proprio voglia di truccarmi, perché tanto ragazze starò a casa tutto il giorno e sono stata a casa anche tutta la scorsa settimana, a casa proprio senza uscire, perché voi non vi siete accorte praticamente di nulla, perché avevo dei video programmati, quindi comunque i video sono usciti, però io in realtà per me è una settimana che non filmo, perché comunque sono stata bloccata tutta la settimana con la schiena. Strano fare un video, perché appunto un po' di... mi sono volati gli anelli! No, vabbè, cioè, veramente.
titolo, vabbè. Sto guardando canale 32, QVC. Non so se voi guardate questo canale TV, io ho iniziato a guardarlo circa 2 anni fa e mentre lo guardavo un giorno parlavano del Dyson e spesso comunque mi chiedete se è una spesa, diciamo, se il Dyson vale veramente per quanto costa, se lo consiglio, tutte queste cose qui. In realtà ho fatto un video dedicato al Dyson che però quando ho girato questo video non avevo tanti iscritti, non avevo tantissimi iscritti, quindi non tutti comunque erano interessati a parlare del Dyson e magari non l'hanno visto, però ci tenevo a dirlo anche qua. Io il Dyson questo qua ce l'ho da circa un anno e mezzo, due, non ricordo. E appunto guardando questo canale un giorno ho visto che si poteva acquistare a rate, ma senza dover dare buste paghe, mettere di mezzo le banche, finanziamenti, senza nulla di queste cose, solo tramite il codice fiscale, quindi dando i tuoi dati, loro valutano se, diciamo, sei in regola, diciamo così, e poi se è il caso te lo spediscono direttamente oppure ti telefonano e ti dicono che non è andato in porto, diciamo così. E quindi io l'ho acquistato il Dyson in questo modo, mi sono fatta dei bollettini, mi sembra sui 100 euro per non togliermi, diciamo, tanti soldi in una volta sola, perché in quel periodo eravamo, mi sembra, eravamo appena arrivati in questa casa, quindi avevamo comunque altre spese, però allo stesso tempo, avendo comunque una casa un po' grandina su due livelli, la volevo senza filo e quindi avevamo deciso di non acquistarla perché comunque costava troppo, per il momento era una spesa inutile. Poi vedendo questa pubblicità, vedendo questo programma, ho visto appunto che si poteva acquistare a rate e alla fine l'abbiamo preso così. Mi sono trovata benissimo, in poco tempo me lo sono pagato un po' alla volta, quindi senza togliermi magari 5, 6, 700 euro in una volta sola. E quindi ve lo volevo consigliare anche a voi perché magari non tutti lo sanno. Io non avendo mai avuto aspirapolveri di questo tipo ero anche un pochino, diciamo, come posso dire... avevo paura di pentirmene, di spendere comunque 700 euro e poi magari non mi piaceva. Quindi facendo questa cosa a rate, QVC mi dava anche la possibilità, ma lo fanno anche senza le rate per qualsiasi prodotto, di provarlo per 30 giorni e poi se non mi piaceva appunto lo potevo ridare benissimo indietro. Quindi ho fatto questa cosa e poi ovviamente figuriamoci se pensavo di darlo indietro, perché poi mi sono trovata da Dio. E quindi ovviamente non è che sto sponsorizzando il canale, ma semplicemente magari non tutti guardano questo canale, quindi non tutti lo sanno e quindi mi faceva piacere dirvelo. Siamo già appunto alla cena, io qua sto facendo in questa pentola pasta e piselli per Omar, ho messo anche un po' di pancetta, siccome io però i piselli non li mangio, sto facendo da questa parte invece pasta e lenticchie per me, magari ne faccio un po' di più così domani me la scaldo. E niente, noi ci aggiorniamo direttamente domani mattina. Buongiorno ragazze, siamo il giorno dopo, mi sono preparata e sto per andare al mercato a fare un giro con mia mamma. Spero di trovare qualcosina e appena torno a casa, se compro qualcosa, ve lo faccio vedere. Eccomi ragazze, volevo riprendere qualcosina ma era impossibile perché c'era troppa gente. Ho comprato qualcosina, sono felice degli acquisti che ho fatto perché ho speso poco e sono riuscita a comprare 3 cosine carine ad un prezzo come al solito super basso e quindi ora ve le mostro subito. Ho preso, allora vabbè, questo ve lo mostro tutto dopo, e ho preso i soliti Mapo Miyagawa, mentre ero al mercato, ma questa volta non mi sono caricata ragazze per la schiena e non volevo far ammazzare neanche mia madre, quindi ho preso giusto 2 cose. Ho preso poi 2 kg di patate, poi 4 pere, ho preso dei finocchi, 3 finocchi giganti che volevo fare gratinati al forno, un cavolfiore. E basta. Eccoci, allora vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto al mercato, ma prima ci tenevo a salutare una ragazza che ho incontrato stamattina al mercato, appunto guardando qualche bancarella.
Mi sono sentita chiamare Nicole, mi sono un attimo spaventata, ma già avevo capito tutto. E mi riconoscete anche con la mascherina, non so come fate, ma mi riconoscete con la mascherina. Abbiamo scambiato qualche chiacchiera, abbiamo parlato un pochino, ma mi ha fatto tantissimo piacere. Non ricordo il tuo nome, scusami, perché purtroppo non lo ricordo, se non mi sbaglio è Veronica. Quindi niente, ti mando un bacione, mi ha fatto tantissimo piacere. Devo dire che io mi vergogno un pochino, però mi fa veramente tanto piacere. Allora, sono stata in una bancarella e ho comprato un, come posso chiamarlo, pantalone, un leggings per stare in casa, ma anche per uscire magari. Comunque, fatto così, è tipo in un tessuto super super morbido, anche dentro super morbidoso, quindi terrà caldissimo. L'ho pagato 5 euro, nero, appunto tipo leggings, diciamo così. Quindi questo 5 euro. E l'ho voluto prendere, o per stare anche solo in casa, o magari anche per uscire, chi lo sa. Allora, l'altro giorno mi sono messa a sistemare un pochino il mio armadio, ho guardato quello che dovevo dare via e ho fatto un po' di decluttering, in poche parole. Veramente mi sono accorta di avere pochissime cose, infatti mi vesto sempre praticamente uguale, quindi per quanto riguarda l'estate, no, sono piena di vestitini, top. Ma autunno e inverno, avendo fatto questo decluttering, mi sono accorta di avere pochissima roba. E quindi adesso un pezzo alla volta mi sto rifacendo un pochino il guardaroba, diciamo così. Poi mi sono accorta di avere solo jeans stretti, perché io ho sempre amato i jeans stretti, skinny, però crescendo ho cambiato il mio genere, diciamo, di abbigliamento, che ho cambiato un po' i miei gusti. Non riesco più a vedermi con i jeans stretti. Ormai mi piacciono solo i pantaloni morbidi. Ho tenuto comunque qualche jeans, non ho regalato tutto perché magari c'è quel giorno in cui voglio mettere un pantalone più stretto, però preferisco sicuramente vestirmi più comoda. In questa bancarella aveva in un angolino dei pezzi, non so, delle rimanenze, adesso non lo so, a 7 euro. In mezzo ho trovato questo pantalone, ragazze, bellissimo. Io ho visto il prezzo e ho detto non è possibile. Made in Italy, costava la bellezza di 59,90, ma sicuramente, perché il pantalone è veramente un tessuto super super pesante. Vedete, prezzato qui. Non so se riuscite a vedere, comunque è fatto, il pantalone è fatto così. Quindi è stretto in vita, con questa cintura, sempre in tessuto che si può rimuovere. Mi piaceva veramente tantissimo e l'ho pagato 7 euro. Taglio ovviamente la S. Poi, qua ho preso, ragazze, due cose che mi piacciono tantissimo. Anche queste pagate 7 euro. Questo è il mio solito banco di fiducia, dove vado sempre perché mi trovo benissimo. La roba la lavo, rimane sempre uguale. Non ho mai avuto nessun tipo di problema. Guardate un po'. Ho preso questo, come posso, io lo sapete che non è che sono bravissima a descrivere proprio le cose, è questo giacchino. Comunque io avevo pensato di metterlo come un dolce vita sotto, anche chiuso magari, il pantalone anche nero tipo quello che ho addosso sta benissimo. Sono stata indecisa fino all'ultimo perché c'erano tantissimi colori, c'era verde petrolio, c'era rosso, c'era nero, c'era verde acqua, c'era rosa cipria, quindi sono stata veramente indecisa fino all'ultimo, ma poi appena ho visto questo colore ho detto no, voglio lui, punto. Ho visto questo pantalone di questo blu super acceso e mi piaceva tantissimo. Il modello è simile a quello là nero che vi ho mostrato prima, quindi stretto in vita, leggermente, no, arricciato, è fatto a costine. Anche questo super super pesante, io pensavo fosse un pantalone super leggero, invece è pesantissimo, quindi lo posso usare adesso e anche più avanti con una calza di quelle super pesanti sotto. Anche questo secondo me con un anfibio, la maglia all'interno, nero con questo blu acceso sta comunque bene, perché non è un blu scuro. Anche questo 7 euro. Stavo cadendo. Poi sono passata da Tezenis, ma ho preso proprio due cavolate. In realtà mi sarei comprata tutto da Tezenis, ma una maglia costava quanto tutta la roba che ho comprato stamattina al mercato. Vabbè. Però erano veramente... la collezione di Tezenis di quest'anno mi piace tantissimo. Infatti c'è un maglione che mi è rimasto qui, fucsia, bellissimo, di quel rosa shock. Infatti quest'anno si usa tanto il rosa acceso, fucsia, perché lo sto vedendo tantissimo in giro nelle vetrine. E niente, mi è rimasto qua. Però costava la bellezza di
quasi 30 euro, che non è tanto, diciamo, perché se il prodotto comunque è di qualità, non è tanto. Io no, avevo già comprato queste cose e va bene così. Ho preso solo molto cose utili, diciamo così, una canottierina, queste qua intime, perché io lo sapete che sono vecchia dentro e non riesco a non mettere le canottiere. Queste qua le ho pagate 2,99€, l'ho presa bianca per quando metto magari le maglie più chiare e poi l'ho presa nera. Infine al mercato ho preso un po' di calze e le ho pagate tutte quante 1€. Mi sono trovata benissimo con queste calze perché avevo già provato a prenderne un paio per vedere se le lavavo, se rimanevano uguali, se... E sono rimaste sempre perfette, quindi questa volta ho fatto una piccola scorta. Ho preso queste qua nere con questo fiocco, con le paillette e la perla, bellissime queste calze, e le ho pagate 1€. E qua sono anche 95% cotone. Poi ho preso queste molto molto carine con il fenicottero e delle pietroline fucsia qua sopra. Queste qua, grigie con il bordino rosa leopardato, uguali ma col nero e il marrone, fatte così semplici. Infine ho preso queste qua grigie con le perle sopra, molto molto carine. Io queste calze, soprattutto queste qui con il fiocco, oppure magari queste qua più da tutti i giorni perché non hanno niente di particolare, però tipo queste qua e queste qua col fiocco, a me piacciono tantissimo messe con gli anfibi, perché fuoriesce questa parte dallo stivaletto e mi piace tantissimo, oppure anche con le Converse. E ho preso appunto 5 paia di queste, 5€, perché 1€ a paio, quindi ho fatto una piccola scorta. E basta ragazze, questo è quello che ho preso. Sono stata molto contenta dei miei acquisti stamattina, ho speso poco più di 30€, però ho preso un giacchino, ho preso 3 pantaloni e 5 calze. Vediamo ragazze, noi ci vediamo dopo. Qualcuno di voi mi ha chiesto come mi trovo con questo contenitore porta patate, cioè in realtà non è un porta patate, è un porta patate, ma qua ci sono disegnate le carote, cipolle, potete mettere quello che volete, insomma. E mi sto trovando benissimo, le patate mi durano un sacco, quindi ve lo consiglio, sì. Questo qua, nel mio caso, è di Teddy, l'avevo pagato, no, non ci sarà il prezzo, no, pochissimo, tipo 5€, 4€, una cosa del genere, e mi trovo veramente benissimo, perché appunto le patate fanno, cioè mi durano veramente tantissimo, quindi sì, ve lo consiglio. Poi sono carini perché si possono mettere uno sopra l'altro, infatti io ne volevo comprare un altro per mettere l'aglio, lo scalogno, le cipolle, così rimane tutto ordinato. Poi come vedete apro davanti quando mi servono le patate e le prendo, quindi veramente molto molto comodo. Sottofondo di QVC, qua mi sto scaldando la pasta e le lenticchie che ho fatto ieri, così me la mangio oggi. Ho provato tutto, come avete visto, vi ho messo qualche pezzettino in cui appunto avevo i capi indossati. Mi piace tutto fortunatamente, soprattutto il giacchino quello rosa, mi piace tantissimo, è la mia taglia proprio perfetto nel largo, nel stretto, veramente perfetto. E poi è quel capo super versatile, perché veramente lo sfrutti sempre, estate, primavera, autunno, inverno, perché lo metti d'estate magari la sera, no quando fa proprio caldo caldo, però magari la sera quando c'è quella giornata un po' più fresca, quindi lo metti la sera. Lo metti in autunno, primavera-autunno, solo quello lì, diciamo, esci solo con quello. D'inverno, al di sotto della giacca, come un normale golfino. Quindi veramente ottimo. Poi, se ce ne sono, c'erano altri colori, però se non finiscono prima, perché a questi prezzi le cose o le prendi a volo oppure niente. Il pantalone nero mi va leggermente largo in vita. Infatti, se vi siete accorte, l'ho provato con una mia cintura. Perché con l'altra non riuscivo proprio a stringerlo, quindi ora ho messo tutto a lavare in lavatrice, magari vediamo se si stringe un pochino lavandolo, ma non penso, altrimenti lo faccio un pochino riprendere giusto in vita, perché con la cintura sì, mi va bene, però rimane troppo arricciato e non mi piace in vita, quindi magari lo faccio stringere un pochino solo in vita. Per il resto mi piace tutto, devo dire. Ragazze, stamattina quando ho incontrato appunto quella ragazza che vi ho detto prima, abbiamo parlato un pochino per quanto riguarda la
il prodotto, quello lì, lava pavimenti 2 in 1, che siccome lei appunto ha il folletto che lava i pavimenti, ma si è rotto e mi ha parlato un pochino, mi ha chiesto un parere, volevo condividerlo appunto anche con voi qua su YouTube perché magari vi può essere utile. Questo prodotto secondo me va bene per le pulizie quotidiane se avete già un pavimento abbastanza pulito. Se perdete tanti capelli oppure avete animali, quindi avete tanti peli in giro per casa sul pavimento, vi consiglio prima di aspirarlo e poi di passare quello. Per esempio, io quando mi lavo i capelli, il bagno lo combino un macello. Considerate che io ho capelli neri, lunghi, quindi anche solo un capello per terra sembra chissà che cosa. Se vado a passare subito quello, per carità, pulisce, aspira, però considerate che va a finire tutto all'interno dell'acqua, perché questo, quando voi aspirate, ciò che aspirate va a finire nel serbatoio assieme all'acqua, quindi va svuotato nel water. Non è come il Dyson che va svuotato nella pattumiera, questo va svuotato nel water, quindi riempite il water di schifezze. Questo va bene per le pulizie mattutine, non so, vi svegliate, avete già pulito casa magari giorni prima, volete dare una rinfrescata, volete pulire, fate tutto 2 in 1, quindi aspirate, lavate contemporaneamente e non perdete tempo. Però, per esempio, se io voglio igienizzare il pavimento o voglio togliere delle macchie molto molto dure da rimuovere, vado di scopa a vapore, perché quella mi va ad igienizzare e con il calore mi scioglie lo sporco e vanno via tutte le macchie. Con questo purtroppo no, a volte mi devo abbassare io con una spugnetta e togliere la macchia perché questa non me la rimuove, anche perché non bagna tantissimo il pavimento ma lo rende un pochino umido, quindi si asciuga in tempi proprio, si asciuga velocemente, però appunto non lo bagna neanche tanto, quindi le macchie non vanno via. Quindi lo considero per le pulizie di tutti i giorni, è molto pratico, molto veloce, perché va, che è una meraviglia, non vi spaccate la schiena, però appunto se avete un pavimento molto sporco consiglio prima di aspirarlo e poi appunto di passare magari questo. È appena arrivato il pacco di cui vi parlavo ieri, non vedo l'ora. Si tratta di questo prodotto qua del marchio Dry Now, è una piastra asciugacapelli e volumizzante, è praticamente una spazzola che dice di asciugare e mettere in piega i capelli in 10 minuti. Adesso la apro e ve la faccio vedere. Eccola qua ragazze, è molto molto grande, sembra proprio una spazzola ma gigante dal vivo, poi in videocamera non so quanto rende. Come vedete, tecnologia ionizzante, questo aiuta ad ottenere un effetto balsamo ed a rendere i tuoi capelli più lucidi, riducendo contemporaneamente l'effetto crespo e la statica. Prima degli ioni, dopo gli ioni. Meno tempo, meno danneggiamento, asciuga e volumizza con un unico gesto, riducendo i danni dovuti al calore e regalando un risultato meraviglioso e pieno. Rivestimento in ceramica protegge i capelli dall'overstyling con una distribuzione equa del calore che entra velocemente i capelli dentro e fuori, portando ad una maggiore lucidità del capello. Allora, ho accettato, io non sono solita ad utilizzare queste cose, tant'è che ho una piastra che tra un po' fa la muffa perché non la uso praticamente mai, perché avendo tanti capelli e lunghi ci sto veramente 3 ore, già ci sto 3 ore con il phon e dopo mi viene male al braccio perché io mi faccio la piega col phon e la spazzola ma dopo non sento più il braccio, quindi ho accettato, uno perché si è rotto il phon e non funziona più bene e due perché volevo un prodotto che mi riducesse un po' i tempi di asciugatura dei miei capelli, quindi lo proviamo insieme. Adesso vado a farmi lo shampoo e dopo la proviamo insieme, quindi sui capelli direttamente bagnati, e andiamo a vedere appunto se realmente li alliscia senza renderli crespi. Come vedete ragazze, non vi dico cavolate, l'altro giorno praticamente mi è caduto e si è spaccato tutto il phon e funziona praticamente male. Omar non lo vuole buttare perché ce l'ha da tanti anni, dice che come fa questo i capelli non glieli fa nessuno, quindi sicuramente lo riparerà, anzi l'abbiamo già aggiustato il filo, abbiamo aggiustato e adesso appunto l'altro giorno l'ho fatto volare e si è spaccato. Funziona, però non funziona più come prima, quindi avrei dovuto comprare un phon e ho accettato appunto la collaborazione perché sono curiosa, uno, di provare il prodotto e due, avevo bisogno di qualcosa per asciugare i capelli. Allora, eccomi, io ho appena lavato i capelli, non li ho proprio asciugati, sono proprio appena uscita dalla doccia. Ecco qua la spazzola, non vedo l'ora di provarla. Come un classico phon ha le temperature, come potete vedere, si può regolare, quindi più caldo, più freddo, tiepido e via dicendo. E niente, proviamo. A million people in the crowd, but I only
see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. A parte che sono sorda da un orecchio, comunque, allora, questo è il risultato. Questi qua ancora li devo fare, ho fatto solo questa parte. Considerate che io non ho i capelli lisci come pensate voi, perché a volte sotto i video mi scrivete che capelli lisci. Io non ho i capelli lisci, ho i capelli leggermente mossi e soprattutto gonfi, crespi, quindi se io li lascio asciugare al naturale oppure senza farmi la piega col fondo della spazzola ho tutti i capelli così, quindi sì, devo dire che i capelli sono super luminosi e super lisci. Non ho guardato quanto ci ho impiegato, ma sicuramente 5 minuti, perché ci ho messo veramente pochissimo, veramente. Adesso faccio anche l'altra parte, poi magari faccio anche un pochino dietro e poi vediamo dopo. Esce comunque il calore, ma non come il mio phon, quindi non ha un calore troppo caldo, diciamo. Allora, per i miei capelli vi dico sì, è valida, perché comunque, come vi ho detto prima, io veramente ci sto tanto ad asciugare i capelli, perché trattengono tanta acqua, poi rimangono crespi, sono comunque da lavorare i miei capelli, se non li lavori purtroppo rimangono tutti un po' così. Infatti sul ciuffo, come avete visto, l'ho leggermente lavorato, anche perché è la prima volta che la sto provando, quindi devo anche prendere un pochino la mano. Se la lavorate proprio come una spazzola e phon, come se vi doveste fare una piega, l'effetto crespo va via. Infatti, come vedete, sono rimasti morbidissimi. Per esempio qua, dove ho solo praticamente asciugato senza proprio girare la spazzola, via dicendo, sono rimasti un pochino crespi, ma perché appunto non ho lavorato secondo me bene il capello, perché invece qua il crespo è andato via. Non so quanto ci ho messo, non penso 10 minuti, ma comunque ci ho messo poco, contando che io ho tanti capelli lunghi. Non mi fa male il braccio come quando utilizzo phon e spazzola, quindi sì, devo dire che mi piace. Dimenticavo, considerate che quando io faccio la piega divido tutti i capelli, non li asciugo mai così, se no non vengono come voglio io. Appunto, considerando anche questo fattore, che appunto non li ho divisi e quindi legati con pinzetta, ma li ho fatti tutti in una volta, sono venuti comunque molto bene. E se non mi sbaglio, perché ho visto qualche foto e qualche video su Instagram, si possono fare anche delle onde o dei boccoli, ma per quello bisogna un attimo avere la mano, cosa che io adesso non ho perché è la prima volta che la provo, però poi magari avrò modo di provarla un pochino di più e dirvi e vedere anche se riesco a fare appunto le onde, ma ne dubito proprio. Metto per ogni collaborazione, ho un codice sconto per voi che trovate sotto nelle info box, ve lo scrivo anche qua, ma ve lo lascio anche nelle info. Loro hanno anche una pagina Instagram, quindi provate a cercarli, è molto seguita questa pagina. E poi ovviamente c'è il sito web per acquistarla. Ragazze, il video finisce qua. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video.